Facciamo il sedano in conserva, mantenendolo sempre duro, fresco, profumato e verde. Ricetta della nonna. Laviamo i rami di sedano in acqua corrente. Asciughiamo a tampone con uno strofinaccio da cucina. Prima la parte inferiore, poi le foglie, fino ad essere completamente asciutte. Tagliamo a metà i rami. Spezzettiamo gambe e foglie assieme, facendo attenzione di tagliare tutti alla stessa misura circa. Mettiamo le foglie spezzettate in barattolo ben sterilizzato prima. Aggiungiamo un pizzico di sale, tanto quanto basta, come vedete in video. Continuare a strato ad invasare il sedano, includendo il sale. Fino a raggiungere il bordo del barattolo, dove si va a versare sale a finitura. Adesso aggiungiamo l'olio di oliva fino a ricoprire il sedano. Facciamo riposare ed aggiungiamo olio fino all'orlo. Chiudiamo il barattolo, etichettiamo con data ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio, dove si terrà verde e croccante fino a 6 mesi dopo. In questo modo abbiamo sedano fresco e sempre profumato e olio aromatizzato. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, così da ricevere aggiornamenti quotidiani. Ciao e buona conserva!